Ciao a tutti e bentornati su FMA Talks. Oggi abbiamo con noi Alessandro Fantini. Buonasera a tutti ragazzi. Alessandro, Come cominciamo stai con... Claudio? tutto bene a te? È ancora un po' di caldo qua, io spero che arriva presto settembre, così ci si può allenare di nuovo. Non sei a Roma in questo Bene, momento. bene. No, no, adesso sono a casa dei miei su a Comacchio, sto mettendo a posto la sala d'armi. E sto ripulendo tutte le armi filippine che sto portando giù dalla Germania, circa 7.500 pezzi. Ogni giorno arriva un corriere. Io già te l'ho detto, se non hai spazio a casa, Volentieri, qualcosa ti darò. stanza è Poi ancora adesso sui muri c'è ancora spazio per appendere qualcosa. come questo. Bello. E questo è un Barongo originale Moros del 1780 con impugnatura in avorio di elefante indonesiano. Quello è il Kakatoa? Sì, poi c'è questo qua che è di una tribù sempre dei Moros. Tu devi sapere che sono circa 27 le tribù dei Moros. Tu quando si parla di Moros, apriamo e chiudiamo una parentesi perché dobbiamo parlare di altro, quando si parla di Moros, tutti pensano che sia, come dire, no, siciliani, tutta la Sicilia, ma non è così. Le tribù dei Moros erano anche nemiche tra di loro e ne erano 27 alla conta. E ogni tribù ha il suo Barong, il suo Kalis, il suo Kris, il suo Kampilan. Ogni Kampilan è diverso perché viene identificato il guerriero che porta quel Kampilan o l'altro Kampilan, viene identificato proprio come marchio di quella tribù. Un po' come i nostri coltelli regionali, no? Sì. Siciliano c'ha il coltello siculo, il napoletano c'ha la sfarziglia, il romano c'ha il coltello romano e in Sicilia stessa c'è tutti quelli nei paesi che hanno i loro coltelli regionali, no? O del paese. E nelle Filippine è uguale, specialmente tra i Moros. Ok, parliamo di quello che dovevamo parlare. Io c'ho questa. Io c'ho una birra Ah, irlandese, una Guinness. prendete. Io queste me le sono fatte portare da Edimburgo, dalla figlia di una mia amica, che poi me le ha spedite subito ieri e sono arrivate stamattina. La apro così. Tra l'altro si dice che la Guinness peggiori a mano che ci si allontani da Dublino. Io Sì, no, so. ma quella di esportazione non dovrebbe neanche essere Guinness. Vedi? Io bevo nel mio bicchiere. Questa è l'unica, allora, questa è una trappista. È l'unico tipo che fa la Orval ed è l'unico tipo di birra chiara un po' amarognola che mi piace perché c'ha tutti dei lieviti particolari che si chiamano Brettanomyces che si trovano in quella zona e che danno un sapore particolarissimo a questa birra che aspetto un attimo che scenda e si vede Io apro anche la seconda perché una è piccola. qui nel teschio. Sì. Non so se si vede il colore. Sì, si vede, è bella, bella scura, poi ha una buona colorazione di schiuma. Guarda la schiuma pure, proprio cremosissima. E questa birra l'ho scelta oggi perché l'argomento di cui parleremo è un po' amarognolo. E magari non per noi, Dipende, ma dipende per chi, sai? appunto, magari non per noi. Allora, Alessandro, parliamo della Salute, eh? birra. È vero, mi stavo dimenticando, guarda, non vedevo l'ora di cominciare. Salute. Bene, allora, fai Allora, Alessandro, le tue domande. parliamo di latosa. Che
che è uno stile che non mi è mai piaciuto. Ti ricordi nel vecchio forum arti marziali? Io sì, ci scontravamo spesso, anche sai cos'è? Ci scontravamo nel senso che alcuni facevano battute, tu facevi domande serie e poi io mandavo a quel paese un po' tutti quanti, perché tanto non avrebbero mai capito la differenza. Forse l'unico che avrebbe capito la differenza all'epoca, mi dispiace che è passato così tanto tempo fra me e te che ci siamo sentiti di persona, perché si poteva chiarire molto molto prima questa situazione della Tosa in Europa, non in Italia, Europa. In Europa, sì sì. Sì, perché allora qualche anno fa comprai questo libro di Marco Wiley. Mm-hmm. All'interno di questo libro ci sono una serie di descrizioni di vari stili, a differenza degli altri libri che ha scritto. Questo qua è un po' un riassunto di vari stili, è un libro un po' minore per quanto mi riguarda, insomma non è bellissimo, nel senso che 3-4 pagine per ogni stile è poco, quindi ti fa una panoramica molto molto generica. Sì, sì, fa un riassunto, quello... anche perché su quello che lui scrive lì dentro in quel libro, che ce l'ho anch'io, di La Tosa, fa un riassunto di Black Belt Magazine, di un articolo che fu pubblicato e Marco Eli lo prese e poi lo aggiustò un po' anche a suo piacere. Capito? René non ha mai detto niente alle persone che scrivevano su di lui, era un po' un menefreghista. Io quello che ho letto in quel libro non riesco a collegarlo con i video o con quello che vedo praticare ai ragazzi che fanno Wing Chun, cioè il La Tosa di quelli che fanno Wing Chun all'interno dell'organizzazione, quella che è stata la più importante in Italia. Io non riesco a trovare una corrispondenza neanche con quello che è scritto, lascia perdere sì, poi, sì. Il video poi con quello che è scritto qui dentro non c'è una corrispondenza. È giusto. Vorrei capire da te perché, come mai sta cosa, e raccontaci un po' quello che stai facendo tu. E poi incominciamo a parlare anche della storia di quello che è successo, perché lo stile si è alterato. Ma io, vedi, io ho incominciato da ragazzino tra il 1980 e 81 in Germania, tra Kiel e Amburgo. Ho incominciato a praticare combattimento con il bastone. Io ancora all'epoca non sapevo che cosa fosse il La Tosa Esgrima, ma ero dentro a una delle due palestre di puristi dello stile La Tosa, che una era ad Amburgo e l'altra era a Saarbrücken, nella Sarzia-Lorena, ai confini con la Francia, tra Lussemburgo, Francia e Belgio. Ok? Ho incominciato lì, poi i miei genitori si sono trasferiti da Amburgo a Saarbrücken e lì praticamente ho incominciato praticando 7 giorni alla settimana dopo la scuola da un istruttore che faceva solo esgrima in stile La Tosa. Ora, dato che La Tosa era sotto contratto con Kean Kenchpest delle VTO, il cosiddetto Dai Sifu del Wing Chun, del famoso castello, che apro e chiudo la parentesi, il castello non era suo, ma era in affitto a 2000 marchi al mese. Aveva un appartamento di 2 camere, cucina e bagno al piano sopra, e sotto aveva una sala grande, un ufficetto e un terrazzo dove facevano i seminari, no? E tutti si facevano questa fantasia del castello del Wing Chun. Allora, come nasce il La Tosa Esgrima all'interno della EVTO? È semplice. René, da soldato, abbandona gli studi con Leo Giron e Angel Caballes in America. Abbandona temporaneamente. Si trasferisce con le forze armate della aviazione militare americana a Londra. A Londra lui cerca una palestra dove andare a fare pugilato. Ok? Pugilato americano. Perché tu devi sapere che René è stato campione assoluto delle forze armate militari americane, e allora si andava ad allenare in una palestra di pugilato e lì ha conosciuto Bill Newman, ok? Colui che poi successivamente avrebbe preso in mano il leadership in Europa.
Ci sono stati degli eventi dal 1978 al 1982-83 che poche persone sanno. Io ero piccolo, non potevo sapere tutto, ma i grandi che erano all'interno delle due palestre, prettamente sotto il comando di René La Tosa, parlavano tra di loro. Io crescendo ho fatto anch'io le mie domande. Ho fatto le mie domande anche a GM che cosa fosse successo tra l'82, tra il 78 e l'84, quei 4 anni che lui era rimasto in Inghilterra, dove veniva a fare i seminari in Germania, dove si andava in Inghilterra a fare i seminari. Io ero piccolino, perciò non viaggiavo fuori dai confini della Germania perché non potevo. Ed è successa una cosa che pochissimi sanno. René, come si vede magari anche qui nel suo unico libro che ha fatto, che non ha fatto René, non lo ha scritto René. René ha prestato come modello alle fotografie, ma i testi che sono dentro, che sono proprio pari zero, perché c'è solo la tecnica, cioè è descritta una tecnica e René e Bill Newman fanno le foto, ok? Ma non c'è storia, non c'è background dello stile, da chi ha imparato, perché non si voleva far sapere che lo stile di René era serrada e scrima e largomano del gran maestro Leo Giron, perché allora qualcuno poteva andare in America a imparare da questi qua e tutta la bolla di sapone sarebbe scoppiata, no? Un po' quando, non so se ricordi, alcuni hanno detto nel Wing Chun che non si diceva chi erano i maestri in Cina o a Hong Kong, perché almeno così la gente non poteva andare a Hong Kong, addirittura veniva vietato di uscire dalla Germania per andare a imparare il Wing Chun, e così anche per l'escrima. Io per tantissimi anni ho creduto che non potevo andare in America a imparare da René, poi invece non era così, io potevo andare quando volevo. Perché? Perché René si è litigato con Kempfert nell'84. Ci fu una lite furibonda. Okay? E la prima lite furibonda è stata fatta quando è stato fatto questo libro, nel 78. René non ha più voluto insegnare in Germania l'escrima, cioè il La Tosa Combat Escrima, perché c'è differenza tra La Tosa Escrima e La Tosa Combat Escrima. I club che si possono fregiare del nome Combat sono coloro che hanno combattuto, che hanno fatto dei tornei, che hanno portato a casa dei risultati, come campionati regionali, campionati italiani, campionati tedeschi, inglesi, americani, campionati del mondo. Ok? E allora hai il fregio di mettere Combat di fianco al nome La Tosa. E in questo caso, in tutta Europa, sono solo due club che possono mettere il nome Combat: il club di Amburgo del maestro Bernd, che ha vinto il San Diego Open, uno dei tornei più duri al mondo, che è stato vietato dalle autorità americane con l'accusa di rissa organizzata. L'altro club è quello di Saarbrücken del maestro Marcus Bartolome, che ormai si è messo in pensione, e io provengo da entrambi i club, sia quello di Amburgo del maestro Bernd, sia da quello di Saarbrücken del maestro Marcus Bartolome. Io ho vinto anch'io le mie gare, ho vinto un mondiale, ho vinto un campionato tedesco, ho vinto gli italiani alla Kea da Bonomelli, e poi dopo, per causa di lavoro, ho dovuto smettere di fare tornei, altrimenti sicuramente avrei vinti altri. Ne ho persi alcuni, altri li ho persi per colpa degli arbitri, qualche garetta insignificante. Ma tornando al discorso La Tosa non ha più insegnato ciò che avrebbe voluto dare all'interno delle VTO. Gli venne dato un programmino così, con dietro 12 gradi di allievo, ok? Roba che se ci alleniamo insieme in una giornata la fai, che okay? In una settimana la sai a memoria. E per fare tutto questo, i praticanti di Wing Chun in Europa spendevano
100 marchi all'epoca quando c'erano i marchi e 100 euro quando c'erano gli euro, o 70 euro, non mi ricordo più, perché poi io nel 2000, no, nel 97 io me ne sono andato dalle WTO con una lite a Livorno, e quello che lì dentro era non era altro che le basi di un sistema con 5 colpi, 5 attacchi, ok? 3 disarmi da bastone, 2 distanze, 2 passi di footwork, 0% catena di mano, 0, il cosiddetto transition of concept, perché se io ti do una bastonata in testa e ti do un diretto, è la stessa cosa. Se ti do un colpo largo, è il gancio. Se ti do un colpo rovescio, è un pugno a martello rovescio. Se ti do un colpo così, è un pugno a martello. Le basi sono fondamentali per il catena di mano. Anche se il catena di mano non è prettamente pugilato filippino, ma bensì, come magari tu sai, è un stile che si è cucito addosso, Max Arimento, che veniva dalla Seven Mantis Kung Fu. Okay? Dato che però loro si allenavano con i guantoni da box, il suo Kung Fu Mantis diventava pugilato chicano, perché i suoi allievi erano messicani, neri, americani, filippini, e tutto quello che poteva funzionare all'interno del catena di mano di Max Sarimiento, Max lo sperimentava, fin quando non è arrivato René, che faceva pugilato americano, un campione dell'aviazione delle forze armate americane, e René ha di nuovo smantellato il catena di mano di Max Arimiento e ricucito addosso a se stesso, perché era lui che se lo doveva usare. Non aveva ancora in mente la divulgazione del catena di mano del sistema Latosa, ma gli fu vietato la divulgazione perché si diceva sempre nelle vecchie pubblicità: se si parla di difesa personale, si parla di Wing Chun. Se si tratta di armi, allora la Tosa Esgrima. Però ti faccio un esempio. Questo è il libro, unico libro di la Tosa Esgrima. Tu leggi qui sopra la Tosa Esgrima? No, c'è la sua foto, ma non c'è scritto la Tosa Esgrima. Se io scrivo un libro sulla Tosa Esgrima, metterò in grande la Tosa Esgrima. Già qui avevano rotto i rapporti, hai capito? Allora, questo libro è bello per i collezionisti perché è l'unico libro che ha scritto René, ma utile come la carta vetrata se sei successo. Ma ha una chicca all'interno per capire che ciò che facevano i praticanti di Latosa Escrima in Germania, oppure togliamo Latosa Escrima all'interno delle WTO, era semplicemente un'aggiunta ai praticanti di Wing Chun che già pagavano col sangue le sezioni, le tecniche, il doppio coltello, il bastone lungo, il manichino, e l'esgrima era una cosa in più per tirare dentro appassionati di combattimento armato, ma in realtà quello che si faceva in Europa non era la Tosa Esgrima. E sai quando ne ho avuto le prove al 100%? Quando io mi trasferì dalla Germania per tornare in Italia nel 94, allora facciamo il seminario, io vengo messo in un gruppo, io all'epoca ero già tecnico, ma mi misero in un gruppo con i più alti italiani. I più alti italiani all'epoca erano alcuni ragazzi di Roma Latina, qualcuno di Napoli, come uno o due dell'Emilia Romagna. Ok? Ma quando io li vedevo muovere, non riconoscevo niente di quello che stavano facendo, se non l'angolo 1, no? Cioè il primo colpo in testa. Non avevano footwork, non avevano postura, si muovevano a scatti. Ok? Tiravano i colpi come tiravano pam 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 pam, così, no? Infatti è quello che io ho sempre visto. Per tornare alle tecniche, praticamente non si è mai usato protezioni come caschetto, come guanti, come bastoni un po' imbottiti per il combattimento a contatto pieno. Perché? Perché se tu facevi male
a un associato, a un sifu, a un istruttore, lui non poteva insegnare. Se non può insegnare, non può vendere. Se non vende, chi su della piramide non guadagna. Oppure, cosa succede? Se tu gli fai abbastanza male, sia nel Wing Chun che nell'escrima, quello si spaventa e va a fare aerobica. Non creavano combattenti, come magari nelle MMA, come magari nelle palestre di pugilato. Quando sono entrate tante persone nelle palestre di pugilato? Quando c'è stata la rivoluzione della FP, dove hanno cominciato a fare il leg contact, il no contact, il fit box. E allora sono entrate tantissime persone che poi si sono dedicate alcune anche al contatto pieno. Ma qui nell'escrima era vietato fare sparring. Ed era vietato andare a fare tornei. Ok, con la t-shirt dell'associazione, perché se perdevi era una vergogna, era meglio che uscivi. Allora andavamo a fare i tornei di nascosto, Claudio, di nascosto, perché poi quando vincevi, allora avevi l'obbligo di indossare nella foto, quando ti davano la coppa, di indossare la maglietta della palestra. Noi andavamo a combattere per René. Capisci? E l'insegnamento di René era pochi colpi come nella box, ma solidi. René aveva quelle capacità di trasmetterti dei concetti, dei principi di combattimento solidi che ti servono per il combattimento, ma questo gli veniva vietato. E allora cosa faceva? Quando il seminario era venerdì, sabato e domenica, magari il venerdì che c'era il gruppo più ristretto, quello della palestra, si chiudeva la chiave. Ci si chiudeva a chiave dentro la palestra e insegnava 4 ore ciò che funzionava. Sabato e domenica era un po' il McDonald's per tutti, perché andava bene, era quello che volevano, perché era quello che potevano fare. C'è una regola nell'escrima di Latosa: esiste solo un Grandmaster. Questa è eccezione, che in America c'è il leader mondiale e io sono il leader europeo. Okay? È perché il leader mondiale e io, nel merito di René, abbiamo deciso di dividerci i compiti ma essere uniti, perché è un corpo a due mani. Perché uno che sta a 26.000 miglia di distanza non può osservare cosa succede in Europa. E di questi tutti i diplomi che sono stati dati, okay? Tipo questi qua, tu leggi qui la tua scrima? Non c'è. C'è una piccola cosa qua che dice René Latosa, capo istruttore mondiale. Ma questo non è un diploma di Latosa Escrima, è un diploma della EVTO in Escrima, perché Bill Newman imparava ad andare a schermare in Inghilterra dai revocatori storici di spada inglese e trasformava i concetti di spada inglese al bastone di rata. O la spada a due mani, cosa che vedevi spesso fare, no? Vedevi Io questi. ho visto, Alessandro, ho visto dei video anni fa di Bill Newman che agitava, perché non posso dire diversamente, agitava una spada a due mani, inguardabile, L'ho da qualche parte che è la mia, perché lui senza alcun agitava, era la mia criterio, spada. senza footwork, senza angoli precisi, proprio una cosa Tirava orribile. delle mazzate come se si dovesse difendere con un oggetto che usa per la prima volta, ed è giusto. Bill era bravo con il suo piccolo macete ricavato da un glaive inglese, okay, o da una spada rotta, mi ricordo, ma non aveva una gran bella scherma, okay? Aveva una gran potenza, perché essendo grosso, essendo alto, fa impressione. Ma io ti paragono il piccolo Angel Cabales, che per me sono tantissimi gli escrimador che potrei citare, ma uno dei più piccoli era Angel Cabales, 1,68 m, neanche 50 kg, e usava un bastoncino che era a 40 centimetri, che in realtà non era l'idea di usare un bastone, ma di usare un coltellaccio, ok?
un coltello da macellaio che tu trovi su tutti i banchi dove fanno hummus napoletano, no? C'hanno quel coltello che taglia, quel coltello grande da macellaio, ok? Ed è quello che Angel usava, perché quando andava a fare questo movimento e poi usciva, era andare a prendere, a spingere via l'abbraccio dell'avversario, andare a prendere il coltello e tagliare all'interno delle braccia o alla gola. Ok? Il movimento successivo del Serada era 1, 2, 3. Finito il combattimento. Perché con questo movimento aprivo la distanza, o ti tagliavo la gola o andavi indietro, col secondo movimento entravo al plesso solare con il coltello e il combattimento era finito. Tu non avresti mai visto Angel Cabales fare un combattimento a distanza, perché era un combattimento pre-clinch. Però anche lì vedi cosa è successo. Con i soldi, con allievi che arrivano e vogliono fare soldi, ti fanno fare delle cose commerciali. E allora lì Angel ha incominciato a fare tutto un discorso di spade d'aga, sinavali, movimenti molto veloci sui piedi, no? Bello da vedere, ma inapplicabile nella realtà. E la stessa cosa hanno fatto tantissimi stili in America a decadere nel commercio. Perché se io avevo solo quattro colpi ed erano efficaci, un altro dice, guarda, io ne ho 8 di colpi, se vieni a mettere l'insegno. Poi arriva quell'altro, io ne ho 12, io ne ho 32. E questo non è mai stato frutto di René. René ultimamente ha fatto delle cose che... Vabbè, dai, lo dico. Si è pentito, ok? Si è pentito a casa mia a Roma, davanti ai testimoni e davanti a delle telecamere, di aver insegnato delle cose a delle persone che oggi possono dire di avere un diploma firmato da lui, ma che non se lo meritavano. Io qui dentro ho una busta che mi ha dato René con dentro 50 diplomi. E questo cambierà la storia del lato dell'escrima in Europa. Qui dentro ci sono 50 diplomi firmati da René che io devo consegnare al momento giusto. Quando René mi ha nominato Grand Master of Weapon, Gran Maestro d'Armi, per l'Europa, il custode per l'Europa, perché in America c'è Setrick, ok? E in America la situazione della tosa e scrima è totalmente diversa di quella in Europa. Io ho dovuto querelare persone, ok, in Italia e anche in Germania, di non usare il nome la tosa se prima non si fossero presentati o da me o in America, a fare un allenamento di 2 ore per vedere che cosa divulgano, perché io non li conosco di persona, perché quello non era la tosa e scrima camuffato come se fosse la tosa e scrima, perché non c'è scritto qui sopra la tosa e scrima. E io uno gli ho detto tramite l'avvocato, tu hai questo diploma in grande, c'è scritto diploma di escrima, dove c'è scritto la tosa? Ah no, ma il simbolo questo non è di Latosa e doveva usare quella maglietta, ma era tutta una messa in scena perché René era giovane, non sapeva come si dice, cavilli legali che ci sono tra avvocati. René ha detto, René è venuto a Roma a fare un seminario in una scuola di Wing Chun perché il Latosa Esprima è molto legato al mondo Wing Chun, perché è stato promosso all'interno del mondo Wing Chun, come Danilo Santo, il suo Kali è molto abbinato al JKD. Perché? Perché Ino Santo vende JKD, vende Mapilindo Silat, vende, cioè lui vende i suoi prodotti. Allora il suo Kali è abbinato al JKD, perché tu vedi molte scuole che hanno la sigla JKD Kali, ok? E vedi molte scuole che hanno scritto Wing Chun Escrima. Alcuni mettono anche la tosa, ma non possono più, perché René mi ha incaricato all'epoca di mettere sotto copyright il nome La Tosa. Okay? E per anni, dal 2003 al 2007, René ha fatto il giro di tutte le palestre del mondo che erano all'interno della EPMAS, no? Di EMI. EMI stesso ha un diploma di master, ma se lo vedi muovere, non ha postura di escrima.
fa una postura da Wing Chun. I suoi colpi sono sempre pa, 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 no? Come dei pugni a catena. Poi ognuno usa, penso, questo come vuole. A René andava bene perché tu pensa, no? Tu hai un prodotto che è conosciuto nel mondo e devi ricominciare da zero in Europa. Arrivo io che ti dico, guarda, io ho 1.000 palestre in Europa o nel mondo, René ti porto in giro a fare i tour. Ok? E allora dici, va bene, dai, andiamo, cosa fai? Gli fai vedere la stessa merda, tanto quelli del Wing Chun sono abituati a vedere quella roba lì. Lasciamo stare che il lattosio esgrima che viene insegnato in America è totalmente diverso da quello che è stato insegnato per anni in Europa. Il modo di combattere di René Latosa dello stile originale è molto più aggressivo, molto più semplice di quello che uno pensa. In realtà non abbiamo parate, abbiamo emergenze. E l'emergenza stessa è un contrattacco, non un blocco. Io non uso il bastone come se fosse uno scudo per parare, per poi fare un sumbrada. E tu sai cos'è un sumbrada, no? Ok. Non vado lì a fare tic-tac, tic-tac, tic-tac. Anche se abbiamo il box non è prettamente una parata, ma è un attacco. Perché se io sono passivo con un bastone e tu mi attacchi con una mazza da baseball, che cacchio ci faccio con un bastoncino da 300 grammi a stare lì a pensare di bloccare una mazza da baseball? È come dire sopravvivi dentro una smart contro un bulldozer. Non esiste. Non esiste che io vada a chiudermi così mentre un cavernicolo come Mike Tyson mi incomincia a tirare dei pugni. Perché anche se metto la guardia, ogni pugno che prendo mi sposta di 2 metri. Le nostre parate, Claudio, nella tosa scrima, è il footwork. Io non sarò mai lì dove tu arriverai con il tuo coltello, col tuo macete, col tuo campilan, con il tuo bastone o con la tua bottiglia rotta. Io ti porterò lì dove io voglio che tu sia in quel momento per contrattaccarti. L'esgrima di René Latosa era molto basata sulla strategia, la postura e la tattica, perché i colpi sono uguali per tutti. Faccio un esempio. Doce Parsi Eskrima, angolo 1, questo. Pechiti Tirsi, angolo 1, è questo. La Tosa Eskrima, angolo 1, è questo. Ruffalo, che è per tutti uguale. Perciò, che differenza c'è tra gli stili? Nessuno, perché i colpi sono quelli. È come vedere 10, 100 palestre di pugilato e tutti quanti tirano il jab, il diretto, il gancio, il montante, nella stessa maniera. Che cosa cambia? La strategia, il modo di allenare i colpi. Per me è molto più importante nella tosa scrima che cerco di divulgare la balistica, ma la traiettoria di un colpo è molto importante, anche se è un barong, è un bastone o è un campilan. Perché non puoi pensare di usare un bastone, un barong, un campilan o un coltello nello stesso modo che tu usi giornalmente in palestra un bastone, ma lo stesso pugno che tu tiri a mani nuda con un Kubotan è molto diverso da quello che tu tiri con un bastone. Ma fa molto pratica vendere tutto insieme per fare più soldi. Perché Certo. Sto io ti pensando. dico una cosa: se tu provi a tirare un colpo con un Campilan che pesa 1,6 kg, 1,7 kg, ok? A tutt'uomo, io penso che ti tagli le gambe se non colpisci il bersaglio. Se tu tiri, vedi, ti faccio vedere una cosa: questo è un Chris alla Madritta, ok? 1700, molto leggero. Tu pensi che questo qui si usi come questo? Perché si spezza. Questo si spezza. Se io uso questo Calis alla stessa forza che uso un bastone. O un barong, ok? Il mio calis si spezza in 2 parti. Perché? Perché il calis in realtà quella forma lì è sottile, è da vedere come un rasoio.
Io paro con lo scudo e con il calice vado a tagliare i linguini, le ascelle, il collo, le parti dove posso tagliare, ma non con violenza. Non ho bisogno di usare la violenza, devo usare la strategia, la tattica. Poi, come tu tiri un colpo e non sai controllare il colpo con un bastone che pesa 300 grammi, fatti un giro in internet, sicuramente tu li hai visti come li ho visti io, tutta gente che prende un bastone in mano e incomincia a fare così. Dagli un barong in mano, stai a distanza e si uccide da solo. Ok? Non hai bisogno di combattere, si uccide da solo. Sì, oppure li vedi, no? Tutti quelli che fanno con il Chris che fanno così. Io vorrei vedere, con il bastone lo fai, e anche se ti tocchi la carne, non hai danni. Fallo con un'arma bifilare. Io voglio vedere dove vanno a finire le orecchie e il collo dietro. Oppure quando li vedi a fare un ruffo così e mettono la mano dietro la lama. Allora, Alessandro, ti voglio chiedere una cosa. Tu credi che lo stile di René La Tosa sia quello che è, perché comunque René La Tosa aveva una corporatura grossa e quindi utilizzava un modo di colpire in base al suo tipo di fisico? No. René ha imparato da un signore che si chiama Angie Cabales, 1,68 m, 48 kg, ok? Ma il Serada in sé non è un sistema di picchiatori, è un sistema strategico che usa il bastone corto da massimo 50 centimetri per due motivi: perché Angel era piccolo e perciò se avesse usato un bastone da 70 sarebbe stato come se io e te usiamo un bastone da passeggio da 90, perciò aveva adattato il bastone alla sua corporatura, ma il suo bastone non era altro che un cavasparagi, non era altro che un pinuti, ok? Guarda, diciamo che il pinuti in sé ha una lama così. Io ho questo allenamento. Ok, quello lì è classico, pinuti 900. Allora, il pinuti di Angel Cabales era grande così, come l'avambraccio. Ok? Le lame lunghe erano quelle di Leo Giron, perciò era tutto largo mano, fondo fertile, fondo, redondo, crusada, ok? E tutto quello che erano lame da 90 cm, come Campilan, spada e cose varie. René cosa ha fatto? Ha unito il peso dell'arma lunga alla misura dell'arma corta. E a René piaceva la massa. Lui diceva, io quando colpisco il mio avversario lo devo stendere. Non lo devo tagliare, lo devo troncare in due. E allora René, cosa usava René era questo, ok? Questo è un Itak, è un classico machete che possiamo classificare come la mannaia del macellaio, la coltella per tagliare le cotolette con l'osso, quello che è normalmente il tuner knife. Questo veniva usato per tagliare le teste ai tonni. Okay? Il repertorio di René non è soltanto usare un'arma, ma usare tutte le armi con un concetto solo, quello di combatterci. Okay? Tutti i concetti di René La Tosa sono tirati nel pisado. Pisado significa pestare, colpire forte, non tagliuzzare, non vedere come tanti stili che vedi che fanno tutti questi movimenti molto veloci, che se porti dei vestiti occidentali, tutti quei movimenti lì non servono a niente. Devi andarci dentro con le punte. Ok? Io ho fatto un video su YouTube dove faccio vedere che con un coltello non si taglia la felpa, ma per il semplice motivo, non perché il coltello non taglia, e non perché la felpa è trattata in un certo modo, ma perché proprio la dinamica di quel colpo tirato a quella distanza non ha l'effetto dovuto. Poi, se io prendo un coltello che magari ha una piccola crepa nella lama e allora aggancia, strappa il tessuto e successivamente la lama taglia. Se hai degli amici che lavorano in marina, come sommozzatori, come incursori della marina, perché il loro coltello non è a filo liscio ma a seghetto? Perché quando la felpa, il tessuto è umido, il filo singolo scivola sopra al tessuto e non lo taglia.
Se il tessuto è, non è cotone, ma è nylon, fa fatica a tagliarlo. Sai, ci sono tanti motivi perché il coltello in quel momento non ha tagliato. E c'è solo un motivo perché il coltello non è penetrato nel corpo, perché non ha la punta. Ma se ha una punta, il coltello entra, uguale quale tessuto tu hai. Capito? E il concetto di che René usava bastoni, noi abbiamo usato all'inizio della scuola di René, usavamo bastoni che erano 50 centimetri, fino negli anni 90. Facci caso, tutti quei Sifu di Roma, di Napoli, ok, se vuoi ti faccio anche i nomi, avevamo tutti i bastoni da 53 centimetri e tutti questi praticanti da tua avevano bastoni tutti quanti da 50 centimetri. Io quando arrivavo con le sacche dei bastoni, avevo bastoni da 70, da 80, da 90, da un metro, ok, da un metro e 20, da un metro e 40. Cioè, proprio... io quando me ne sono andato da importanza data alla capacità di poter veramente imparare qualche cosa, zero. Allora non interessava. Zero, perché tu avevi il tuo programma e poi da lì non andavi fuori. Tiravano fuori il bastone, ok? Levavano la polvere, facevano 3-4 ore di stage, pagavano 100.000 lire, fine stage, arrivava il diploma, e dice, ah, settimo grado di allievo. Mettevano il bastone in sacca, diciamo, adesso lo lasciamo lì fino al prossimo seminario. Secondo te questa è gente che pratica la tosa scrima? No. Ma i risultati si vedevano. Ma nessuno di questi è andato mai a combattere. Ah, io insegno alla polizia, io faccio questo, io insegno ai vigili. Poi ci sono quelli che hanno 200 foto con René. Ma se poi gli chiedi un semplice, che cos'è un fondo fuerte? Che cos'è un defondo? Che cos'è un pisado? Che cos'è un suntiki? Cos'è un crusada? Che cos'è un balica tu balica? E ti guardano e dicono, ah, non lo so. E tu dici di praticare la tosa scrima? Guarda, ti ho appena elencato dei concetti della tosa scrima. E non li sai. Perché? Perché non veniva insegnato. Però se ti chiedo cos'è un bongso, un tangso, un gamso, io te lo so spiegare e non pratico Wing Chun perché mi fa schifo. Okay? Anche perché il modo in cui viene insegnato il Wing Chun in Europa, in una rissa, non funziona. Se davanti hai quello che veramente ti vuole far del male, il tuo Wing Chun non funziona. Perché? Perché non hai 0 minuti di sparring. E come fai? Non dico fare pugni catena col caschetto, col paragola come tanti fanno. Entra in una gabbia di MMA e picchiati. E vediamo se quello che stai facendo funziona. Perché solo così puoi capire se il tuo Wing Chun è buono o no. Perché il Wing Chun in sé è come il Silat, è buono, sì, ma diventa meglio se lo alleni in un certo modo. Io ho dato tanti consigli della gente di dire andatevi a fare un anno di Muay Thai, ok? Imparate come si insegna a picchiare sui pau, a dare dei calci a sacco, a prendere i calci, dare pugni e poi tornate nella palestra e aggiungete questo sapere, le informazioni che avete ricevuto addosso al corpo nel vostro allenamento di Wing Chun. Vedete che il vostro fatturato dimezza subito. Tu vedrai che i tuoi associati saranno il 50%, ma quel 50% se lo butti in mezzo a una rissa ne esce vivo. È la stessa cosa nell'escrima. Non si usavano le protezioni perché dovevi evitare di farti male. E noi abbiamo cominciato con i caschetti da hockey, con i caschi da football americano, con le maschere da scherma. Poi alla fine anni 80 incominciano ad arrivare i primi caschetti da escrima costruiti dalla Dolce Pares nelle Filippine, ma costavano un botto. Allora abbiamo continuato con le maschere da scherma o i caschi da moto, come Paul Vulnat. Questi due qua. Io ne ho una decina là, buttati là così che sto mettendo a posto la stanza. Negli anni, fine anni 90, non avevo nulla del genere per poter allenare questa roba. Comprai a Bolzano dei caschi da hockey, quelli leggeri con la grata davanti. Ma guarda, noi usavamo le goalie mask, cioè quelli da portiere.
perché erano tutte protette in faccia, potevi dare le stoccate, no? Anche col coltello, perché non entravi dentro, perché erano tutte chiuse. E erano quelle che tenevano più le botte, perché il puck da hockey viaggia a oltre 100 km all'ora. Mentre i caschetti da hockey, sì, erano buoni, ma avevano troppe parti aperte. Noi montavamo anche le griglie di metallo sopra i caschi da moto integrali. Alessandro, quando ci siamo sentiti per telefono, tu mi hai fatto una differenza tra arti marziali filippine Filippine. e il nome che tu mi hai detto. Pinoy. Pinoy. Oh, un altro, non il Pinoy, un altro sempre in italiano, un nome italiano che era tipo arti guerriere del... Non ricordo se hai parlato di qualcosa di precoloniale oppure no. Ah, preispaniche. Preispaniche. Ok. Mi rende un Ok. po' la differenza perché per te il termine arti marziali filippine o FMA non va bene? FMA arriva con Denino Santo. Precoloniali significa pre-1500? O quali sono stati i primi coloni delle Filippine? Cinesi, malesi, indonesiani, gli hawaiani? Chi è arrivato prima degli spagnoli nelle Filippine e ha cercato di dominare gli indigeni? Perché se io parlo di arti marziali filippine, dovrei parlare di come combatteva un Kalinga, ok? Come un Ifugano, come un Igorot. E siamo sicuri che queste tribù fossero completamente formate da nativi delle isole filippine che non si chiamavano Filippine. Il percorso di archeologia sperimentale del combattimento precoloniale lo stiamo studiando da circa 20 anni per capire se devo avere un'ascia Igorot, ma l'ascia Igorot è nata così o è stata modificata all'arrivo degli spagnoli. Erano in metallo? No, non erano in acciaio, non conoscevano l'acciaio. Lo hanno conosciuto con l'arrivo dei malesi, degli indonesiani, dei cinesi. Magari erano in pietra, erano in camagong. Se tu non hai, come gli indiani d'America, se non hai determinati animali per trasportare grossi carichi, tu non puoi tagliare legna, portarla da un posto all'altro, creare una fucina e quindi lavorare i metalli. Dipende anche dalla zona di dove tu vivevi, perché forse era molto meglio commerciare qualcosa che un commerciante voleva avere da te e in cambio ti dava un'arma di metallo. L'oro c'era, Sempre uno scambio. sempre uno scambio. Poi la metallurgia, la tecnica di come avevano le fucine, di come avevano i mantici per lavorare questi metalli. Bisogna avere anche una conoscenza che ha un'evoluzione di centinaia di anni, perché non credo che se tu non hai mai acceso un fuoco, non sai come si fonde il metallo, non hai un martello per batterlo, è come l'uovo e la gallina, bisogna capire che cosa c'era prima. Però al museo di Manila, credo, ci sono delle bacheche con armi precoloniali e sono in Camagong. Perché a loro non gliene fregava niente di tranciarti un braccio, loro te lo rompevano, ti rompevano le ginocchia, ti rompevano le dita dei piedi, ti spaccavano la testa. Poi alla fine arrivavano, ti uccidevano magari con un coltello in bronzo, con un coltello in rame, con un coltello fatto in Camagong, che se tu affini un coltello in Camagong, taglia. Poi Certo. dipende dal peso, ma un'arma. Per perforarti, poteva essere anche una tibia di un bufalo limata. Guarda i coltelli tipici del Sulawesi, dei cannibali, sono fatti con le tibie dei loro nemici che poi loro si mangiano. E sembrano degli aghi, no? Hanno la cannuccia, così quando entrano dentro esce bene fuori il sangue. E allora, tutti questi combattimenti con i bastoni da 90 centimetri, da dove vengono? Dal Campilan, che è un'arma del Novecento e non
come tanti pensano che sia un'arma che ha ucciso Magellano, perché anche questa è una gran cazzata. Magellano aveva 60 anni e quando Lapu-Lapu aveva 60 anni, Magellano ne aveva altrettanti e quando Magellano è morto, Lapu-Lapu stava in cima a una collina a guardare con tutti i suoi guerrieri. Okay? Perché noi abbiamo qualcuno che ha scritto la cronaca della battaglia. Quando Magellano è affogato nelle acque colpito da dardi avvelenati, Lapu-Lapu pian piano è sceso e gli hanno consegnato la testa. Perciò dire che Lapu-Lapu ha ucciso Magellano è una gran cazzata. E ti E trovi, anche voglio. abbiamo fatto la puntata con Andrea Rollo per quanto riguarda le storie e falsi miti e ci troviamo su questa parte qui. Capito? E il fatto anche che 2000, oltre 2500 stimati guerrieri aggregati alle forze di Lapu-Lapu contro una sessantina di spagnoli, italiani e portoghesi e circa un 500 indigeni che si erano aggregati a Magellano, non puoi vincere una battaglia. Se non mi sbaglio, quelli di Umabon. Sì. Ok? E poi quando siamo tornati nelle Filippine, che hanno colonizzato poi per 400 anni, perché sono arrivati in forze? Perché Magellano non era andato lì per conquistare, gli sarebbe piaciuto. Ma successivamente, quando gli spagnoli, i portoghesi e gli italiani sono ritornati nelle Filippine, gli hanno fatto un mazzo tanto, capito? E li hanno colonizzati per circa 350-400 anni. Poi sono arrivati gli americani e adesso pensano di essere indipendenti. Ma non è così, perché sempre l'America decide cosa succede. Come da E noi. anche il modo in cui combatti, tu prova a pensare di vedere un filippino del 1500 fare Ubat Ubat o fare Sumbrada o fare Sinavali, non esiste. Secondo me, secondo il mio parere di ricerca archeologica del combattimento primitivo, era molto più efficace l'arte marziale del 1500 che quella del 1900. E secondo me quello che noi stiamo praticando dal 1900 in poi è soltanto quel 10% che è rimasto vivo in una delle scuole, che poi si sono formati magari 20 praticanti. Questi 20 praticanti hanno dato un nome al loro stile e si sono formati le loro scuole. Questi 20 praticanti hanno portato in vita 200 istruttori, che hanno dato a loro volta un nome diverso da quello che hanno praticato. Ok? Io non cambierò mai il nome Latosa Escrima, perché è quello che faccio. Ho dovuto mettere Pinoy Combat Escrima per un motivo legale. Non sapevo se mettevo Latosa venivo denunciato dalla Vutoi. E allora ho messo Pinoy, anche perché René non fa arti marziali filippine, ma fa Pinoy. E Pinoy è per quel filippino che è cresciuto e vissuto in America. Perché le sue circostanze di combattere vengono dal pugilato americano e non filippino. Poi si è sviluppato nel pugilato filippino, perché quello che fai con le armi lo fai con le mani. Perciò dalla scherma filippina al pugilato filippino. Ma esiste il catena de mano e il Pinoy Boxing, che sono due cose diverse. Perché userai magari lo stesso footwork, perché se tu usi il footwork buono, dove eviti di prendere coltellate, puoi usare il footwork per evitare di prendere pugni, perché il coltello è solo una prolunga del tuo arto. Allora perché devo fare una cosa diversa? Soltanto che se tu vedi, vai in una cazzo di palestra di Latosa Escrima che ti dicono: io ho fatto Escrima con René 30 anni, che cosa ti fanno vedere? Triangolo aperto, triangolo chiuso? Finito il footwork? E il design footwork dov'è? Il decampo dov'è? Che attenzione, il nostro decampo non è quello di 1, 2, 3, Original Decampo del maestro americano, che poi è anche molto diffuso in Inghilterra, ok? E il nostro decampo è stato messo in chiaro che cos'è,
nel 1999 con il capo stipite che poi è defunto. De campo significa duello di piazza, rissa di strada, con le armi da taglio. Ed è un concetto che viene dal De Cuerdas. È un concetto che viene dalle scuole di combattimento con le lame e non con i bastoni. Il bastone viene allenato perché è il mezzo più sicuro che c'è, altrimenti ogni allenamento c'hai un taglio, c'hai un buco e allora usi un bastone. E anche in vari articoli che noi abbiamo scritto su Facebook, un bastone non è una lama non è un bastone. È come se vai a giocare a soft air e ti prendi quei fucili che sparano i pallini e pensi di poter partire domani per il Congo, per l'Ucraina, per la Russia. Quante volte muori in allenamento? Quante volte muori in partita di soft air? E torni sempre in vita, ma là un colpo in testa, un colpo al corpo, finita. E qui con i coltelli uguale. René diceva sempre: colpisci, non bloccare. Hit him, don't block him. Ok? René, a chi voleva lui, non dava, cioè, allora quello che ti dava funzionava, però c'era differenza e differenza. E non lo faceva perché magari tu non gli eri simpatico, ma perché provenivi dal Wing Chun. E sai quanta gente arrivava che magari erano le prime due volte che lui vedeva e venivano con le magliette tutte griffate, dei Wing Chun, i pantaloni, perché erano poco umili a mettersi ad allenare con un principiante. Perché così metti il maestro di Wing Chun, Sifu, quarto grado tecnico, allo stesso livello di un principiante di Escrima, primo grado allievo. Ma loro si dovevano differenziare, volevano sempre correggere gli allievi, ma non ne sapevano un cacchio di come si combatte con l'escrima. Il mio compito qual è adesso della tosa escrima? Tu dici di fare la tosa escrima, bene, vieni da me o io vengo da te, ci alleniamo insieme, da amici. Non ti chiedo soldi, però mi fai vedere cosa sai fare nella tosa escrima. Okay? Se quello che stai facendo corrisponde a quello che c'è nella busta, io ho il compito e il dovere di rilasciarti un diploma con la firma di René e ti riconosco il grado che hai. Anzi, volendo ti faccio fare un esame in più, ti do il know-how, dopo un anno tu torni, mi porti due tuoi allievi e mi fai vedere che cosa sanno fare questi allievi. E in base a quello che hai dato ai tuoi allievi, io ti do un grado successivo, perché hai dimostrato di divulgare. Ma se i tuoi allievi si muovono come dei pupazzi, che grado ti devo dare? È come se non sai dici faccio Silat, ma non sai fare nessun Jurus. Dici di fare Wing Chun, ma non sai fare le tre forme. Non hanno imparato niente, non ha divulgato niente, gli è solo rubato dei soldi. Difatti, da me, d'accordo con René, paghi le lezioni, non iperpagate, non superpagate, un prezzo sempre normale, che tutti si possono permettere, non come certi che dicono, mi devi dare 150, 200 euro, mi devi dare 300 euro per quella sezione, se vuoi vedere il bastone a due mani mi devi dare 1000 euro, okay? Se vuoi vedere il pupazzo di legno mi devi dare 20.000 euro. Non è così. Io quello che voglio è che i futuri allievi, i futuri istruttori, i futuri insegnanti o maestri della tosa escrima sappino da dove proviene, come è stato costruito la tosa escrima, quali stili ci sono dentro, quali stili sono interni, quali stili sono esterni. C'è pochissima gente, Claudio, te lo dico qua col cuore in mano, perché quando io ho promesso a René di divulgare il suo escrima, io ho fatto un giuramento a lui e lui mi ha fatto una promessa a me di tornare sui suoi passi, di dire agli allievi, agli istruttori di non presentarsi a una lezione o a un seminario di escrima, la tosa, con la maglietta del Wing Chun.
con i gradi del Wing Chun, di praticare i seminari o le lezioni all'interno di palestre dove non ci siano i tre re magi, perché io così li chiamo. Alessandro, quello che ti vorrei chiedere è come vedi il futuro della tua Sescrima? Quali sono le vostre intenzioni, a parte il plico che hai? Allora, sicuramente fin quando io sarò in vita cercherò di divulgarlo nella maniera più pura possibile. Io non ho allontanato nessuno, okay? Le persone che hanno praticato in passato con René o con Bill si possono avvicinare a me senza problemi, senza paure, devono solo seguire un piccolo regolamento di comportamento. Sicuramente dovranno fare un po' di allenamento per aggiornarsi, perché anche durante il periodo Covid la gente è 4 anni che non si allena con i leader della Tosa Scrima, né con quelli americani né con quelli europei. Ok? Ci sono stati. La Tosa Scrima è un sistema che è in continuo aggiornamento. Oggi fai un'esperienza, è andata bene? Quell'esperienza la metti dentro la tua Sescrima. Ok? René ha dato diciamo così, queste cose, che la tua Sescrima è un allenamento in continuo. Non è che arrivi dove c'è come una gara, una maratona, che c'è un start e un finish. Ok? Quello che può dare una generazione futura alla tua Sescrima verrà inglobato, ma non delle cazzate. Certo. Okay. Non vedrai mai da parte dei miei allievi e istruttori togliere un coltello dalle mani da una persona che è in vita. Non vedrai mai disarmare un macete. Se avviene un disarmo, una perdita dell'arma, è casuale, non è dovuta alla mia persona di andare a prendere il coltello. Se un coltello alla gola, io non vado a prendere il coltello, io sposto il braccio che ha il coltello. Questo non è un disarmo. Okay? Anche perché se io voglio disarmare una persona che ha un karambit in mano, uso la mia 9x21, non vado a togliere il coltello di mano da un karambit. Io ho molti molti allievi che provengono da altri stili e continuano ancora a fare l'altro stile per un motivo: è commerciale, porta gente in palestra. Il lato Sescrima non è bello da vedere, ok? E queste persone che hanno fatto in passato con René si possono avvicinare tranquilli, non li picchia nessuno, non li mangia nessuno, non li sputtana nessuno. Tutti i nostri membri sono obbligati, per diventare assistenti istruttori o trainer, ad avere un minimo di 20 incontri a contatto pieno, perché altrimenti non fai parte del combat escrima. E io, la nicchia della Tosa Escrima, come viene venduto nel resto dell'Europa, non lo pratico, anzi lo voglio proprio estirpare. Perché a me gente che non sa combattere o che non può combattere non mi serve. A me non servono gente che fa soldi in palestra. È comodo, è bello, ti rende le tasche piene di soldi. A me non mi interessa questo. Io voglio un istruttore che, se capita che deve insegnare a una persona a sopravvivere in mezzo alla strada, sia in grado di trasmettere questo concetto di sopravvivenza. Perché un'arma non è un pugno. Oggi si muore anche con un calcio in faccia, Claudio, ma sempre più persone vengono aggredite da coltelli, da bastoni, da macete. Basta guardare la cronaca di YouTube, no? Lo vedi a Firenze, Milano, Torino. Spuntano sempre armi da taglio, armi da botta. Poche armi da fuoco, ma in strada la maggior parte, con la popolazione che sta aumentando da altri paesi, la criminalità, la violenza con armi da taglio diventa sempre più grande. Ed è questo che, bianco, nero, giallo, verde, non importa, se vieni da me e hai bisogno di imparare a difenderti, io quello che ti do è insegnarti a difenderti. Perché noi istruttori abbiamo la capacità di vedere se chi viene da te è un teppista, se è un delinquente, lo vedi? E quello lo scartiamo subito. Certo. Alessandro, prima di chiudere ti volevo chiedere una cosa. Dato che sappiamo, in tante arti marziali
cercano di fare dei mix, prendere, vengono ai seminari di scrima. Come quelli che insegnano la difesa universale. Vogliamo dire, il buffet sta per finire. Ragazzi, il buffet sta per finire. Ok, e con questa chiudiamo, ci vediamo prossimamente con Alessandro Fantini. Ti ringrazio per essere stato qui su FM Top. La prossima volta parliamo di legni. La prossima volta parliamo di legni, con l'altro lì, ma non ce la faccio a mantenere tutti e due. E ci vediamo la prossima volta con Alessandro. Grazie ancora per averci. Grazie a te, Claudio, per il tempo che mi hai dedicato. Grazie. E sicuramente ti chiederò un altro appuntamento, un terzo appuntamento per parlare di un tema che poi io ti dirò. Il Kerambit. Vabbè, poi dopo ti mando uno screenshot. Siamo d'accordo, uno screenshot di ieri sera. Ti mando uno screenshot di ieri sera, ti fai due risate. Okay, ti volevo proporre questa cosa, il Kerambit, perché non siamo d'accordo e quindi esce una bella puntata. Ma guarda, il Kerambit nelle Filippine non viene usato, te lo dico già in prima. Nelle Filippine viene usato il Sungut. Ok? Il Sungut è il coltello che si usa nell'agricoltura per tagliare i mango, per tagliare la frutta, per tagliare... Noi abbiamo la roncola, no? La roncola, il ronchetto, quello piccolino. Non anticipiamo niente. Ok. Allora... Alessandro, grazie. Maramin Salaman Opo Sa'alagat Claudio, e ci vediamo la prossima volta. Ok, ciao ragazzi, il buffet sta per finire.